Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Siamo arrivati alla sesta puntata riguardante Arduino. Finora abbiamo visto come Arduino possa essere capace di lavorare con i segnali digitali, ad esempio interagire con i sensori di HT o con dei pulsanti. Questi non sono altro che segnali che possono assumere solo due valori, lo 0 e i 5 volt. Ma Arduino è capace di gestire in ingresso anche dei valori analogici, cioè valori che possono assumere tensioni da 0 a 5 volt. Lo fa attraverso i suoi 6 pin che vanno dalla 0 al a 5. Oltre che in ingresso, Arduino può generare dei segnali analogici in uscita attraverso la tecnica del PWM, tramite i pin 3, 5, 6, 9, 10 e 11, contrassegnati con la tilde. In realtà il segnale generato sarà sempre un segnale digitale, un'onda quadra ad alta frequenza. Al variare del valore intero da 0 a 255 fornito da Arduino, varieremo la percentuale della parte alta del segnale, chiamato duty cycle. Più aumenterà il duty cycle, maggiore sarà il valore del segnale risultante in uscita. In questo modo potremo variare, ad esempio, la luminosità di una lampadina, di un LED o la velocità di un motore. Ma vediamo subito un esempio su come utilizzare un ingresso analogico collegando ad Arduino un potenziometro e andremo a leggere attraverso la seriale i valori risultanti. Io ho preparato già una breadboard con un potenziometro, va benissimo qualsiasi valore, 1K, 10K, 100K. Il centrale, che è quello grigio, va portato praticamente al nostro ingresso analogico. Utilizzeremo la 0. Poi abbiamo i due estremi che andranno a GND e a 5 volt. E ora passiamo alla parte del codice. Lo sketch che ho preparato oggi per la lettura del potenziometro è questo semplicissimo sketch che commentiamo velocemente. Allora, definiamo la variabile analog pin e gli diamo il valore di A0, che è il terminale centrale collegato al nostro potenziometro, mentre i due terminali esterni andranno collegati, come abbiamo visto, a ground e 5 volt. Definiamo un'altra variabile intera, val, che conterrà il valore letto sull'ingresso analogico. Passiamo al setup, che ha come unica istruzione quella di attivare il monitor seriale in modo da leggere i valori sul nostro monitor. Passando al void loop, faremo fare una lettura con analog read del pin A0 e faremo stampare il valore con serial.print ln. Ln ci permette di andare a capo subito dopo aver scritto il valore e gli diamo una pausa di 0,5 secondi. Adesso proviamo a collegare Arduino e a caricare il nostro codice. La porta COM11 è stata acquisita. Carichiamo lo sketch. Ok, adesso apriamo il monitor seriale. E vediamo come
in questo momento sta leggendo il valore 0. Andando a ruotare il nostro potenziometro, vediamo che i valori cominceranno a crescere fino ad arrivare a 1023, che è il valore massimo. Adesso facciamo una piccola modifica al nostro circuito e ovviamente anche al nostro programma, in modo da abbinare a questo ingresso analogico del potenziometro anche l'uscita PWM, in modo da controllare la luminosità di un LED. Allora prendiamo un'uscita PWM, la 3, e la portiamo su breadboard. Diamo sempre una resistenza di protezione 220 ohm. Poi mettiamo al pin il più del nostro diodo LED. Ok. Adesso il nostro obiettivo è controllare la luminosità di questo LED attraverso il potenziometro. Per fare questo dovremo mettere mano di nuovo al nostro codice. Torniamo al codice. Allora, modifichiamo il programma ed aggiungiamo subito una variabile intera, pin PWM, abbiamo detto pin 3. Poi una variabile int val map, che vedremo subito che cos'è nel nostro setup. Definiamo il pin di input, in pratica la 0, e definiamo anche il pin PWM questa volta come output. Una volta della modifica del loop, leggiamo il valore del potenziometro, lo scriviamo sempre sulla seriale, diamo una pausa e poi dovremo fare questa modifica. Abbiamo detto che il segnale del potenziometro viene letto da 0 a 1023. Invece i segnali in uscita di PWM Arduino li gestisce con valori da 0 a 255. Quindi come facciamo a regolare, a mappare questi valori? Lo faremo con questa funzione di map. E gli diciamo che la variabile val, che va da 0 a 1023, deve essere uguale a 0,255 per essere accettata dal pin in uscita del PWM. Dopodiché dovremo fare un analog write
sul nostro pin PWM, dandogli il valore assunto dalla variabile val. Ricolleghiamo Arduino e aggiorniamo il programma. Ecco, avevo dimenticato un punto e virgola. Riproviamo. Ecco qua, proviamo questa volta a girare il potenziometro e infatti comincia ad accendersi il LED fino ad arrivare alla massima luminosità. Per qualsiasi domanda scrivete nei commenti, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciatemi un like che fa sempre piacere, supportate il mio canale. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.